grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé 3.000 uomini scelti di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte, ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un suo colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?» Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul, e tutte e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò all'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re. Passi qui uno dei servitori e la prenda. Il Signore renderà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà. Dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è buono e grande nella gloria. Il Signore
secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande è l'amore. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi quello spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo del reno, così sono quelli di terra, e come l'uomo celeste, così anche quelli celesti. E come eravamo simili all'uomo del reno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi malediscono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Da chiunque ti chiedi e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come abbiamo sentito all'inizio di questa celebrazione, il nostro Vangelo ha la sua centralità in questa frase: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. All'inizio può darsi che questo Vangelo ci fa un po' di fatica a sentirlo. Come io posso amare i miei nemici? Come posso amare quelli che mi fanno del male? Come posso avere un sguardo di amore verso queste persone? Non riusciremo a capire mai queste affermazioni di Gesù se non capiamo che cosa significa misericordia. Misericordia ci fa ricordare queste due parole, miseris, cordis, di cuore ai miseri. È uno che fa di cuore a quelli che sono miserabili. Miseri nel senso di qualcosa che manca in quelle persone. Un sguardo che giudica non guarda quello che manca, ma guarda quella realtà che è andato troppo avanti, i sbagli, i peccati. Un sguardo misericordioso è quello sguardo che guarda la fragilità dell'altro, guarda quello che manca. E è questo il sguardo che dobbiamo avere per iniziare a amare i nostri nemici. Possiamo pensare che stiamo per strada e vediamo un ragazzo che ruba un pane in un panificio. E io parlo con qualcuno: guarda, ma quello lì ha fatto quello sbagliato. Non si fa queste cose. Inizio a giudicare quello che è avanzato, ossia il peccato, quello che lui ha fatto. La persona che è vicina a me dice: fra Rafael, io conosco quello ragazzo, conosco la sua famiglia. Nella sua casa lui solo ha ricevuto violenza fisica e verbale. Il suo papà portava a casa soldi che lui non sapeva di dove veniva. La sua madre portava altre persone dentro di casa che lui non conosceva. Mai ha ricevuto una frase in faccia: io ti amo. Non è stato mai abbracciato. E cosa genera questo in me? Se ho l'apertura di accogliere queste parole, misericordia. Inizio a vedere la cosa che manca in quel ragazzo, non per giustificare il suo sbaglio, ma per avere una mano stesa a accoglierlo. I nostri nemici saranno nemici fino al momento che vediamo i loro sbagli, soltanto questo.
Inizieremo a fare il cambio quando iniziamo a vedere con misericordia. Non è una persona negativa quella, è una persona che ha bisogno di aiuto. Guardate la differenza di una frase e l'altra. È questo che il Signore ci chiama oggi. Misericordia, misericordis, di cuore ai miseri. Ma non è soltanto a vedere quello che manca negli altri. Dobbiamo pure vedere in noi dove io sono misero, dove io sono fragile, dove in me devo iniziare a cambiare vita. Non serve un sguardo solo agli altri, ma in me, dove io ho bisogno di avere misericordia con me. Tante volte nella direzione spirituale o nelle confessioni arrivano persone che sono proprio giudici di se stessi. Calma, non a fare questo con te. Abbia pure te misericordia delle tue azioni. Riesci a guardare dove tu bisogna cambiare. Guardi, tu hai bisogno di aiuto. Qui in Basilica abbiamo un affresco che mi dispiace per voi, soltanto loro riusciranno a vedere perché sta proprio qui davanti a noi, al transetto di Pietro Lorenzetti. Prima di entrare nella cappella del tabernacolo, a sinistra, vediamo Gesù che va agli inferi e prende la mano di Adamo. Lo sguardo di Gesù ad Adamo è profondo, guarda negli occhi di Adamo, con sguardo di misericordia. E adesso Adamo non si guarda più come uno che ha sbagliato, ma uno che ha bisogno di aiuto. Se vediamo bene lo sguardo di Adamo, vediamo perfettamente. È un sguardo di uno: Signore, io ho bisogno di te. E dove noi dobbiamo avere il coraggio di dire: ho bisogno di aiuto, ho bisogno di essere aiutato da qualcuno, in questa realtà non riesco più a portare avanti un'azione di misericordia. E per questo fa senso alla fine, ha senso che fa senso in italiano è un'altra cosa, ha senso di alla fine del Vangelo, dove vediamo: se tu non giudichi, non sarai giudicato. Adesso con questa misericordia riusciamo a vedere che quello che io faccio agli altri riceverò in doppio. E che cosa vogliamo ricevere? Chiediamo al Signore il coraggio di ogni giorno a essere quelli, coloro che Dio ha voluto per essere. Dio ci ha fatto con una missione e stiamo accogliendo questa missione che il Signore ci ha dato. Coraggio, fratelli e sorelle. Preghiamo il Signore insieme a San Francesco che ci aiuti ogni giorno a fare la strada verso il cielo. E chiediamo pure a Maria, la nostra madre, che ci porti avanti. Lei che ha capito perfettamente cos'è misericordia, a guardare la croce del suo figlio e avere un cuore da accogliere quella realtà. Una mamma che vede il suo figlio morire e avere questo atteggiamento è una che ha capito questo Vangelo. Lodato sia il nostro Signore Gesù Cristo.